abbiamo voluto dare un po' di dinamicità, anzi un ulteriore dinamismo a quelle che sono le nostre ortesi, ed ecco che quindi che è nata la linea Equip. Il C1 non è un prodotto uguale all'Innovator DMX Plus, è un prodotto nuovo che magari possa andare a gestire un paziente in una lesione LCA in un post intervento, oppure possa aiutare il paziente in determinate condizioni che possono beneficiare di un sistema con la gestione del ROM, così come il G2, che vedrete anche, non è decisamente l'Innovator Full Form, e stiamo cercando di creare una linea che abbia anche un po' di spazio nella neurologia. Quello che può essere utile per il paziente, magari nel post-ictus, magari nella SLA, magari nel morbo di Parkinson, il paziente captocornico, un'asta resta fissa, l'altra scorre e va a chiudere. Una volta che noi chiudiamo la clip, stringiamo la tibia e la chiudiamo dietro, con il velcro si attacca. Quattro punti, perché sono quattro punti di aggancio, vale a dire coscia, sovrapatellare, sottopatellare e caviglia. O tipico coscia piede. Abbiamo rinnovato il tessuto, è un tessuto tridimensionale, lo steccaggio laterale e mediale sono steccati, se non ricordo male, in alluminio misto a lega di carbonio. Questo perché? Perché è resistenza al sudore, rappresenta quelle che sono le linee di forza vettoriali che si generano nel caso delle curvature. Per definizione l'iperestensione è il gradino antecedente a quello che è il recurvatum. Ginocchio recurvatum si dice quando ha un'iperestensione superiore ai 5-10 gradi. Con instazione eretta, con piede appoggiato al suolo come punto fisso, i muscoli ischio-urali e i muscoli dei tricipiti della sura, il tricipite surale, quindi sono i flessori della gamba, cambiano la loro azione e da flessori diventano estensori. Eccola qua, il cambio dell'azione. Questo perché tendono a essere lassi. Quando il piede è su un punto fisso, come nell'atto di alzarsi in stazione retta da seduto o durante la fase di appoggio nella deambulazione, i quattro gruppi muscolari divengono coagonisti. L'altra cosa importante qual è? Le forze che si generano causate da che cosa? Dal peso, dalla forza peso e dalla forza di resistenza che c'è tra il suolo e il mio peso. Il ginocchio che cosa fa sostanzialmente meccanicamente? Una rototraslazione. Sono momenti volventi, vale a dire momenti come se io avessi due sfere che scorrono l'uno sull'altra. Piuttosto che mettere un sistema policentrico, abbiamo generato un sistema policentrico. Quindi abbiamo due centri che sono appunto i condili femorali, il femore e il piatto tibiale. Questo trasla, questo ruota, scusate, e poi inizia a traslare. Lo vedete in movimento? Io ho bisogno di un'ammortizzazione, io ho bisogno di un freno, ho bisogno di qualcosa che mi dia la possibilità di accompagnare il recurvatum con la mia molla che tende a decomprimersi, quindi a fare resistenza, a generare resistenza, ho esattamente una forza opposta in direzione verso e mi dà la possibilità quindi di contrastarlo. Su pazienti con SLA, su pazienti